chiama? Luciano. Quanti anni ha Luciano? Tagliavini? 75. Ma è reggiano, no? No, di razza, reggiano. Cognome è reggiano, io sono di... Sono tutti reggiani. Senta, ma che lavoro faceva? Facevo il meccanico di manutenzione. Perché? In che modo è un simbolo di parmigianità lei? È nato a Parma, sai, mio barista, C'è l'orgoglio della parmigianità, è nato a Parma quindi? C'è l'orgoglio, ha vissuto sempre qua, sì? E c'è l'orgoglio del... Com'è cambiata da quando era bambino la città? È migliorata o peggiorata? La qualità della vita, la città è migliorata o peggiorata? Si vive meglio in confronto, allora c'era più miseria. Adesso però è peggiorata come sistema, come... E... Tagliavini di nome, mi scusi? Luciano. Luciano, ma nella vita comune, no? Nella percezione che ha lei, i reati quelli più brutti, tipo violenze sessuali, pedofilia, come dire, si percepiscono, che so, magari lei vede il giornale riconosce, non è mai capitato di vedere di leggere una notizia di una persona che lei conosce, insospettabile, anzi aveva visto qualcosa, oppure sì, anche non di cose così gravi, se le è mai capitata una roba così? No, non si percepiscono più i reati minori, sai, le cose. I reati minori? Che questo potrebbe avere, sai, potrebbe ma fare. Ci sono tanti extra, poi sono stereotipi, certo, ci sono tanti extracomunitari, no? Sì. Poi adesso sarà poco, perché poi i figli sono tutti nati qua e quindi... E come la immagina nel 2050 Parma? Più bella, meno bella? No, sarà sempre bella, però multinazionale, come Parigi, come... Chi c'è arrivato prima da queste immigrazioni? Invece, ma c'è lavoro o ci sono tanti disoccupati? Ma no, il lavoro c'è, però più che altro sono lavori non regolari. Ah, ecco. Gente che... In nero? Sì, certo. Molto bene. E quali lavori in nero in particolare? Lavoratori, artigianali, piccolo artigianato. Ma poi anche con tutte le evasioni. Evasione fiscale? 140 miliardi di evasione all'anno, quindi devono evadere anche chi non è un piccolo artigiano, anche, sa com'è, lei va dal dentista, siccome gli ultimi non possono detrarre, quando un dentista ti dice, oppure uno spurgo fogne, oppure che sono già, non sono piccoli artigiani, sono gente che ha, non so, 10 cisterne da... Gli dice voglio sarebbero 1.400, però sono 1.000 o 1.200 se ecco, io non posso scaricare. Certo. E siamo tutti evasori, perché anch'io sono certo. Evasore. Bravo, ma ha detto quando una bella uno, cosa. Quando uno dice una cosa. Ma ha detto una bella cosa. Poi racconterò le mie esperienze quando vado a casa. Invece è una città sicura, vede, parlavo prima con Antonio. Io tengo il borsello aperto, c'è il telefono, il portafogli e magari metto anche il secondo. E se cammino di notte, fermo le persone straniere in particolare per raccontare il loro paese, e rischio il borsello, rischio. Secondo me, ma questo si rischiava anche 10 o 15 o 20 anni fa, cioè voglio dire, se uno lasciava, si scordava il portafoglio sul tavolino. Luciano, tanto che adesso è tutta la colpa, prima 30 anni fa, 40 anni fa davano la colpa ai terroni, no? Adesso? Adesso danno la colpa agli altri e invece siamo tutti E ha figli Luciano? Sì. Quanti? Due. Abitano a Parma? Sì, sì. No, quanto prende di pensione? Io 1.500. Beh, va buono. La moglie cosa faceva? Era impiegata alla marina, però... Ecco, no, perché mi perdo. La differenza... Dica. La differenza? No, la differenza di continuare a lavorare, l'ho tenuta a casa per curare i figli. Certo, ma l'ha detto. Continuava?
No. Continuare a lavorare per avere due figli. Ho due figli meravigliosi, ho fatto dei grandi. Ho lavorato per due io. Cosa resta, Luciano, del crack della Parmalat? È stata una brutta. Frequentavo. Gente che ci ha rimesso i risparmi di una vita, no? Sì. Quello poi di sì. Il nome, frequentando della gente, dei dirigenti, dei corpi, delle altre sfere, diciamo, ci hanno massacrato, no? Siamo tutti bagoloni, È contento un parmigiano medio dell'amministrazione dei 5 Stelle, di Pentastellati, di Federico Pizzarotti? Fra le amministrazioni, fra i pentastellati, la sinistra, la destra, e l'ultimo di sinistra chi fu, Tagliavini? Non so, io mi ricordo Ferrari, quella gente lì, centro-sinistra. Maracolla era di sinistra. Maracolla era di sinistra. Meglio la sinistra, la destra o i pentastellati? Adesso facciamo le cose, anche quando un po' Parma, città, degli altri non buttano gli altri. Vedo, ma quando passano gli autobus dopo non si capisce. No. E invece, quindi meglio la sinistra, diceva. Per me sì, è stata meglio. Sei in giro? Meglio la provincia ha ancora senso di esistere, hanno ridimensionato molto il potere. Secondo me ha senso di esistere come era una volta, perché le strade. No, esatto. Chi fa il lavoro? Ah, certo. Bravo. Ma è straniero quel signore? Sì. Di dov'è? Albanese. Qual è la principale etnia straniera che è presente a Parma? Il popolo straniero più presente? Subito. No, adesso. Adesso non lo so, però tra albanesi, rumeni e quelli di colore non si sa dove. Niente. Grazie di cuore, Luciano, mi scusi.